contiguo rispetto a quello sotto, dare un'anima al nostro tempo, trovare un'anima nelle cose che si fanno in vita. Un evento, un simbolo, una metafora, un significato profondo. È per questo che ci piace, perché l'arte a se stessa non fa le nostre cose, l'arte che ci dà un messaggio è fondamentale. Lei sostiene che la mostra si dipana con questa ventina di quadri che vedete. Se l'ascoltassimo per il simbolo che c'è in ogni quadro ci metteremmo 2 giorni. Adopero un esempio di un grande pittore che è Sebastian Matta, che è morto 2 anni fa. Lui aveva molti alunni e picchiava sul concetto dell'arte. Allora un giorno dice: ora siete qui tutti, dipingetemi una tartaruga marina. Tutti si mettono, faccio un inciso perché è importante, si mettono tutti a dipingere e alla fine lui fa mettere a terra tutto un cerchio e chiude il tutto con dei colori meravigliosi, giallo e blu. Lui dice: questa è la tartaruga. Con tutta la buona volontà, i ragazzi non riescono a capire in quei segni che ci sia la tartaruga. Allora lui dice: dove vive la tartaruga? Ecco la linea blu del mare. Va sulla spiaggia, depone le uova, il sole con il suo calore fa di prosegue. Allora, nella nostra vita tutti noi abbiamo dei momenti tristi o preoccupanti. Quando siamo capaci di andare oltre il dolore, di superare il dolore, vediamo che la vita ricomincia a rinascere. Per 2 mesi il palazzo sarà integralmente dedicato a lei e quindi saremo veramente... Ho un regalo della vita impressionante, non so neanche se me lo merito per la verità, però lo prendo che noi abbiamo sempre nella vita, no? Abbiamo sempre questa spada di Damocle che ci sta addosso, però noi abbiamo al nostro interno una verticalità che è quella che ci protegge e ci fa camminare anche i disequilibri della vita. Qui abbiamo 2 linee che si sovrappongono e hanno uno spazio sia qui che qui. Questo è il battito cardiaco della persona. E questo battito cardiaco lascia un segno, come un segno di un seme. Noi quando vediamo un seme non vediamo l'interno, ma la forza di un scorrimento di sangue. Sì, è una cosa terribile. Il del cuore è un cuore, quello lì, quello è un cuore che dopo nasce il fiore. Poi spiego quello. Aspetta. Antigone, dove gli viene ucciso il figlio perché lo zio re, usurpatore del trono, ha eliminato il vero re, soppresse quando hanno un pensiero di libertà. Thank you.
pensiero, da una lettura che ci illumina in maniera tale che fa di noi proprio un elemento recettivo. Le ultime due opere, allora, la prima, questa, un'opera che è stata sempre donata da Cosetta alla Fondazione, poi di questa parliamo per ultimo. Sì, questo ve lo lascio guardare. È un'opera un po' particolare, sì, perché è un'opera un po' pesante. Sapevo che Cosetta ci avrebbe donato un'opera. Secondo me quando mi danno un impulso allo studio io grande interprete della sua storia in questo senso. Ha operato a cavallo dell'Ottocento, verso la fine poi è morto, nel 880 e qualcosa. Non chiedetemi le date di preciso, però 59 siamo lì. Allora, leggendo...